Entrati nell'estate, la campagna vede una fase molto attiva di lavoro e di fermento lungo i campi e le colline del nostro territorio. È la trebbiatura del grano, momento conclusivo del raccolto, ovvero quando il cereale ha raggiunto la secchezza ottimale per essere poi lavorato e trasformato. Una delle realtà più grandi della città di Fano è la cooperativa agricola di Falcineto, che grazie ai suoi 12 operai è attiva sul territorio in ben 700 ettari di campi di grano estesi su tutto il perimetro provinciale. La raccolta io sinceramente prospettavo anche un po' di meno, ma tutto sommato diciamo che è un'annata non eccezionale ma neanche proprio da buttare via. Ci attestiamo circa qui in pianura con i terreni sciolti un po' più aridi sui 50 scarsi, mentre quello che perdiamo in pianura lo recuperiamo in collina, sui terreni argillosi pesanti, dove la siccità ha influito un po' di meno, e lì addirittura quel 15-20% che si perde in pianura si acquista in collina. La qualità del grano è una qualità eccezionale perché risponde a tutte proprio le regole del grano, quindi proteine alte che passano da 14 fino a 17, e peso specifico molto buono, quindi un appello ai trasformatori, che siano mulini, che siano pastifici, di acquistare grano italiano, perché in giro per il mondo grano come quello italiano penso che non ce ne sia, e basta di importare grano soprattutto canadese, che purtroppo non è una leggenda ma viene essiccato con l'uso di sostanze chimiche, perché il sole non farebbe lo stesso lavoro che fa qui da noi. Grazie anche ai mezzi moderni di oggi, in poche ore di lavoro bastano pochi uomini per fare ciò che fino a pochi decenni fa occupava decine e decine di persone e diversi giorni di lavoro e fatica. E sono le mietitrebbie, come potete vedere qui alle mie spalle, un vero e proprio concentrato di tecnologia. Queste macchine nel corso del tempo hanno reso la vita degli agricoltori davvero più semplice. Un lavoro instancabile quello degli operatori della cooperativa, che negli ultimi anni ha visto entrare diversi giovani che con passione e senso del dovere operano sia di giorno che di notte lungo le distese di grano. Alberto, com'è nata la tua passione per questo mestiere? La mia passione per il mondo agricolo è iniziata fin da quando ero bambino, che mi piacevano molto i trattori e quindi ho iniziato a guidarli. Sono riuscito a entrare all'interno di questa società che mi piace parecchio. A guidare i mezzi sono sempre qui, diciamo. E invece che cosa ne pensi dell'entrata dei giovani in agricoltura? L'entrata dei giovani in agricoltura è una cosa molto utile, perché comunque diciamo che è un lavoro che non deve morire, perché comunque diciamo è un settore primario e senza di noi diciamo non si riesce ad andare avanti appunto nel campo dell'alimentare e tutte queste cose.